Maria Antonietta Cassì, cominciando dalla mia sinistra, sono tutta a sinistra, psicologa, Carlo Ferrito, che è presidente dell'Asilo Nido Patro, perché? Enzo Tumino, assistente sociale. Che... Le mie dimissioni che ho presentato l'altro ieri al sindaco e all'assessore ai servizi e ai vari organi competenti sono dovute soprattutto alla decisione che hanno preso i comitati di gestione degli asili nido nella riunione che è stata organizzata al comune dall'assessore del comune ai servizi dietro richiesta dell'assessore di grande provinciale. E in questa riunione i comitati di gestione hanno deciso di non ammettere in sovrannumero i 6 bambini che l'amministrazione provinciale chiedeva che venissero ospitati negli asili nido. Noi in data 30 ottobre abbiamo ricevuto una lettera da parte della CGIL Funzione Pubblica in cui ci veniva richiesto di prendere in considerazione questa ammissione di questi bambini. E noi, come ho detto prima, non potevamo inserire questi bambini in graduatoria perché non avevamo una richiesta ufficiale, non avevamo niente, però abbiamo voluto discutere assieme al comitato riunito, il comitato di gestione, abbiamo voluto discutere di questo discorso, di questo problema che ci toccava sia come rappresentante di comitati di gestione, ma a maggior ragione ci tocca come genitori. Perché io ho sentito, se ho capito bene, che c'è stato un accordo fra amministrazione provincia e amministrazione comunale dicendo siamo d'accordo a questo punto a fare questa operazione. Forza Italia di tutto di più, Momi Cartia, coordinatore del collegio di Ragusa e Comiso del Movimento. Cosa sta succedendo qua in città? Alcuni suoi compagni di partita l'attaccano. E che cosa sta succedendo a Comiso? Com'è quindi la salute del polo?
Le due cose sono distinte e separate. Gli attacchi che mi provengono dagli amici di Ragusa io li ritengo completamente senza nessuna logica, perché si lamentano di qualcosa che in effetti non esiste. Dicono che all'interno del movimento e precisamente del collegio di Ragusa non c'è democrazia. Democrazia io l'ho dimostrata ampiamente organizzando un coordinamento, organizzando un gruppo di consulta proprio per estendere la possibilità a tutti di partecipare. Devo dire con voi e altri veramente siete dei collaboratori, perché quando vengono Roberto Vaio, ma se fai che dobbiamo fare? Provare dopo come si chiama. Sandino, vedi se sarà finito il scatto. Ci posso fare cose, sono per una ragione, perché l'azienda che mi ha incaricato di seguire questa operazione, che è l'AGIP, da tempo svolge una politica volta soprattutto a favorire la migliore diffusione della conoscenza del patrimonio artistico, culturale e storico del sud d'Italia. Il Mezzogiorno d'Italia che è ricco di queste cose, forse per delle volte neanche lo sa, intendo dire non lo sa dal punto di vista più diffuso. Allora, se questo è vero, e io sono convinto che è così, particolarmente oggi, noi cerchiamo di far conoscere queste cose. Quindi far conoscere gli strumenti che abbiamo. Diamo una rivista innanzitutto. Questo direi che è il primo passo, poi gli altri passi li vedremo dopo, come abbiamo molto io. Consigliere Battaglia e Ma. Tutto quello che noi possediamo e quello che noi abbiamo è giusto che si sappia e che l'opinione pubblica venga informata. E comunque l'opinione pubblica deve essere informata in modo, diciamo, non fuorviante. Cioè per quello che uno è effettivamente. Io voglio specificare che siccome sono venuto fuori proprietario di due moto, però bisogna andare anche a scendere nel particolare di che moto, perché come sappiamo una moto, un 125 di 10 anni fa, ha un valore commerciale di poche centinaia di mila lire. L'altra moto che era effettivamente la mia, intestata a me, una Yamaha, quella lì l'ho venduta quest'estate a Vittoria per 2,5 milioni. Dell'occupazione. Non dimentichiamo che ci sono centinaia di aziende che non hanno riaperto i battenti dopo le ferie estive. Centinaia di aziende. E noi qua contribuiamo a fingere che non è successo niente. E Speciosa non ha alcuna pratica esistenza. Perché le figure istituzionali sono diventate tali solo perché sostenute da schieramenti di partito e contro. Su questo non c'è dubbio, non c'è. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi su questo tema specifico, c'è Rotaro e poi la parola al Presidente Mauro. Prego, consigliere Rotaro. Io devo fare un po' un passo indietro nei miei ritorni. All'inizio della regione ho fatto una comunicazione al Presidente, io mi ero scisso dal Partito Popolare Italiano e facevo una unità autonoma se la consiglio. Diciamo, ci mettiamo dentro tutto. C'è un altro discorso poi di fondo. Io chiedo, adesso con questa variazione di bilancio, entro il 95, quali soldi si possono impegnare entro, siamo a settembre, no? Già che ci sono dei responsabili, con quale tipo di attività, se è possibile conoscerlo? Che fine ha fatto il bilancio del 94?